sono appena resa conto che a distanza di 12 giorni dal mio compleanno non ti ho mostrato quello che ho ricevuto. Ho ricevuto solo due regali, ma sono feliciona. Allora, il primo me l'ha regalato Alberto, che è stato comunque gentilissimo, e mi ha regalato il terzo volume di Falce, ovvero Il Rintocco. E non appena finisco Sherlock mi butto su Thunderhead solo, e perché voglio troppo andare avanti con questa saga. E invece la mia Michela, la mia Miki, mia grandissima amica, mi ha regalato un accessorio per i libri, e non parlo di segnalibri ma di una custodia per portarli in giro. Quindi qui il tascotto e qui un'altra taschina per infilarci, non so, bigliettini, penne, promemoria. Penso che la userò molto, tipo adesso che devo andare in negozio a dare il cambio ad Alberto, e quindi mi porterò in giro il mio libro. Quelle giornate in cui mi sono alzata super ottimista e mi sembrava davvero un buon giorno, che però si è poi stravolto nel primo pomeriggio e ok, per riprendermi ho deciso di fare le crepe perché io le adoro, e ho detto ma sì, così facciamo fuori anche un po' di affettati che ci sono in frigo, ma vorrei anche rilassarmi, quindi sto guardando un video, ogni tanto leggo tra una crepe e l'altra, e sto rischiando di bruciarle tutte perché mi perdo, cioè proprio non ci sono. Ok, torno dalle crepe prima di bruciarle di nuovo. Continuo a ripetermi che non è colpa mia se le cose vanno così, che le maniche me ne sono rimborsate, sto cercando di andare avanti, ma sembra che la vita ce l'abbia con me, quindi si aggiusta una cosa e ne succedono altre. Vabbè, io ho letto, ho guardato Instagram, ho guardato Facebook, ho giocato, e adesso sto pulendo il latte. Mi sono fatta una camomilla per vedere se mi calmo un attimo e vediamo come va. Ebbene sì, sono ancora qui che devo stirare, e ho deciso di farlo oggi, prima perché è il mio unico giorno di riposo e quindi ho tempo per farlo, e secondo perché c'è brutto e quindi c'è un po' di freschino, quindi c'è speranza che non mi schiumi da sola. E sono stati dei giorni un po' così, ho avuto dei chiarimenti forti. E spero di essere arrivata a un punto chiaro e abbastanza preciso della mia vita. Adesso vediamo, insomma, vediamo cosa deciderà il tempo di fare. Nel frattempo ho finito un libro,
Sherlock, il mastino di Baskerville, quindi arriverà presto la video recensione. E sono lì per abbandonarne un altro. Sì, perché in questo momento della mia vita io avrei voglia di leggere cose più tranquille, più leggere, ma mi rendo conto che non mi appassionano. Sono complicata. Sì, devo dire che sono complicata. Però vabbè, adesso stiro e poi ti spiego meglio e ti faccio vedere che cosa probabilmente abbandono. Ebbene sì, ho stirato, sono andata a comprare la tinta perché è necessario, anche se non ho voglia. Ma è talmente poca la mia voglia di andare dal parrucchiere che preferisco farmela a casa. L'ho presa molto chiara, ma se proprio fa schifo recupererò con una scura che ho qua e vabbè. Tanto sono capelli, chi se ne frega. Prima però ti dico che cosa ho deciso di abbandonare, perché anche stamattina avevo due libri tra cui scegliere da leggere intanto facevo colazione e niente. Questo... Ho letto 145 pagine di Tilly e le storie da salvare, che è il secondo volume. Il primo era Tilly e i segreti dei libri, o il segreto dei libri, vabbè. E, il primo mi era piaciuto, mi aveva coinvolto, affascinato e tutto quanto. Questo, ragazzi, mi sta stufando. Non ho ben chiaro se il problema sia il periodo in cui lo sto leggendo, perché è ambientato sotto Natale, in più è un periodo, come ti dicevo prima in un aggiornamento, di grossi chiarimenti e molto impegnativo a livello lavorativo, quindi probabilmente non sono io che sono proprio nel mood perfetto per questa lettura, oppure non vorrei neanche pensarci. Sono troppo vecchia per le letture per ragazzi? Seriamente? Cioè, no, non posso pensare a questa alternativa. Comunque sì, Tilly, è stato bello, ma io e te ci salutiamo. Invece ho iniziato a leggere domenica, mi pare, Thundered, e cioè, wow, tanta roba. Mi piace un sacco, ancora una volta è un libro che mi fa riflettere molto su la vita e la morte, su questo sottile equilibrio che sorregge il nostro mondo, e mi piace tantissimo, cioè bello, quindi sì, vado avanti con questo e ciao. Adesso però vado a fare la tinta, eccola qua. Cosa ne uscirà? E chi lo sa? Vado. Direi che il colore non mi è venuto neanche così male. Insomma, non l'ho messo benissimo perché non avevo voglia, però era necessario. Avevo bisogno di levare tutta quella ricrescita che avevo. E quindi un po' di capelli bianchi sono rimasti perché appunto l'ho messo male. Ma vabbè, è un colore che voglio ricomprare perché costa poco e mi piace. Sì, poi ovviamente dovrà scaricare ancora, quindi va bene. Intanto penso che questo vlog lo posso anche concludere qui. Ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video, che sarà la recensione del mastino di Baskerville di Sherlock Holmes, o meglio Conan Doyle. Io adesso vado avanti con Thundered. Ti mando un bacione, al prossimo video, ciao.